Ieri si è aperta la nuovissima edizione di Tale Quale Show ed è stato un grande successo. È ripartito il programma dell'anno e l'abbiamo visto con molto piacere, con molti ritorni molto divertenti. C'è stato il ritorno di Laura Freddi che non vedevamo da anni, Massimo Lopez e ci sono state nuove scoperte come Elena Diciotto e tanti altri. È stata una puntata entusiasmante, che me la sono goduta con molto piacere e sono contento del trionfo di Elena Diciotto perché è veramente una rivelazione secondo me che può essere utile per questa edizione che si preannuncia entusiasmante. Per il resto siamo partiti con il piede giusto, mi sembra che anche quest'anno possa essere un'edizione molto interessante. E così insomma, spero, sinceramente spero che la vinca però alla fine Massimo Lopez, però è ancora presto per fare pronostici. Complimenti come sempre a Carlo Conti e al suo staff, la grande Emanuela Aureli e veramente, mi sa che anche quest'anno avrà un grande successo come programma. Veramente, è stata una bellissima cosa. Sono stato contento, insomma, di aver visto su Rai 1 la puntata. Saluto, colgo l'occasione per salutare tutti quanti e saluto in particolare anche Carlo Conti. Perché manderò poi questo video nella pagina ufficiale di Tale Quale Show, insomma, per salutare chi conosco, anche di fama, ma non di persona, insomma. Un abbraccio a tutti, volevo sapere come la pensavate sulla prima puntata, quali sono i vostri pareri, chi vedete più bravo rispetto a quello che si... Io, secondo me, la più bella imitazione è stata quella di Bianca Guacero, non so voi, però per me la penso così. Anche se Elena Diciotto, anche lei è molto brava. E conosciamo benissimo Lopez, sappiamo che anche lui è molto bravo Vediamo le prossime puntate. Un abbraccio e a presto al prossimo video. Ciao ciao ciao.